baby gonna me now, 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 now. Sicurezza in primo piano, i giapponesi hanno pensato il crossover CHR non lesinando in fantasia né in dotazioni tecnologiche. Queste ultime, come il Safety Sense Plus, comprendono la frenata automatica, il riconoscimento del pedone, l'avviso involontario dell'abbandono di corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento della segnaletica stradale. Sulla CHR le linee così ricercate sono dettate da una funzione aerodinamica. Il modello ibrido che stiamo guidando adotta la piattaforma della nuova Prius con motore benzina 1.8 da 122 cavalli e l'elettrificazione che lavora in sinergia. Trazione anteriore e cambio automatico può arrivare a fare oltre 23 km con un litro e viaggiare in elettrico soprattutto in città dove sono sempre più frequenti i blocchi del traffico per abbassare l'inquinamento. Questo test è anche un modo per approfondire il tema della mobilità che sta cambiando moltissimo in Europa, perché una circolazione ben studiata ci farà risparmiare tempo e denaro. Nel nostro paese però non c'è una normativa comune che regoli la mobilità e l'integrazione tra trasporti pubblici e mezzi privati. Gli utenti si trovano così di fronte a regole diverse da città a città, a seconda dei livelli di inquinamento. Vi ricordo che ci sono delle regioni che esentano i veicoli ibridi e i veicoli elettrici dalla tassa automobilistica e nel 2016 lo hanno consentito, nel 2017 c'è stato in qualche modo un buco legislativo. Questo crea un'incertezza che non va nella direzione di sostenere da una parte l'ambiente, ma dall'altra parte essenzialmente il diritto dei cittadini ad avere, come dire, un orizzonte certo e elementi di certezza nel momento di fare un acquisto così importante come l'automobile. Una gestione integrata tra mezzi pubblici, privati, ma anche in sharing potrebbe portare ad avere una migliore mobilità e minor traffico. Sono formule che possono finalmente lavorare insieme grazie alle nuove tecnologie. Immaginiamo che si possa arrivare ai limiti della città con un'auto a basso impatto ambientale che comunque protegge l'ambiente circostante, anche perché l'inquinamento non si può fermare, e perché no trovare forme di cooperazione e collaborazione fra i costruttori e chi fornisce questi servizi. Piccoli passi nella gestione della mobilità li stanno facendo Milano e Torino, ma in modi diversi. A Milano, oltre alle nuove regole dell'area C che ha consentito la riduzione del 30% di auto in centro, l'uso della bicicletta è triplicato in 5 anni e si sta realizzando la metropolitana M4 che trasporterà 86 milioni di passeggeri all'anno e dovrebbe far risparmiare 10.310 tonnellate di CO2. E qui a Torino abbiamo trovato una postazione che racchiude diverse formule di condivisione di mezzi. Allora vediamo il car sharing elettrico con la 500, il bike sharing e poi c'è una postazione con il van sharing per il trasporto merci e un'altra vettura che fa il car sharing sempre elettrico. Io uso la bicicletta come mezzo assolutamente di trasporto, non per divertirmi, la uso proprio come il modo principale di muovermi da casa mia al lavoro, da casa mia a dove devo andare a fare commissioni. E l'utilizzo della bicicletta in città è credo il metodo più utile e anche più sociale. Voi come città di Torino avete l'ingresso libero per gli elettrici e gli ibridi anche? Ce l'avevamo, adesso l'amministrazione è in corso di verifica per poter ripresentare una delibera che possa avere più o meno le stesse caratteristiche della precedente. Tesla e tulipani, vento e biciclette, fotografie dall'Olanda di oggi. Consumo energetico pro capite tra i più alti del pianeta ed una delle reti stradali più trafficate d'Europa. Ma anche massicci investimenti sul tema sostenibilità in tutte le sue forme. Un paese di scenari contraddittori e proposte drastiche, come l'idea di vietare tutte le automobili diesel e benzina a partire dal 2025, data dell'obiettivo zero emissioni nel ciclo urbano. Ad Amsterdam, città con la più alta densità di colonnine di ricarica al mondo che arriveranno a quota 4.000 nel 2018, la conversione green è già in atto e il benvenuto voltaico comincia da Schiphol Airport con i taxi Model S. Se ne vedono a decine, mentre dal 2018 nella Low Emission Zone non potranno più circolare scooter costruiti prima del 2011 e taxi con motori diesel pre-2009. La strada verso l'elettrificazione, che ad oggi garantisce 2 milioni e mezzo di chilometri mensili a impatto zero, procede spedita con agevolazioni pratiche e fiscali. L'equazione è semplice: incentivi in favore di mezzi ecologici, tasse fino al 40% del valore su lusso e sportività, promiscuità e accettazione per ogni forma di trasporto a due ruote.
I progetti di sviluppo urbano e viabilità, inoltre, antepongono le esigenze di pedoni, scooteristi e ciclisti, che come vedete hanno tantissimi diritti e pochi doveri, a quelli dell'automobile, mezzo altamente scoraggiato nei centri storici. L'animetria dei centri urbani e orizzonti piatti sono ovviamente sinergici al proliferare del movimento a pedali. Amsterdam ha 600.000 bici e 90% di strade ciclabili. La fitta ed efficiente rete di trasporto pubblico, poi, con tanto di autobus sperimentali a idrogeno, rotaie ovunque e pulmini elettrici, è un'ulteriore leva per decongestionare e ridurre le emissioni. E così per i numeri record delle flotte ecologiche di car sharing. Come le costruzioni del nuovo quartiere ecologico di Zuidas, in cui sorge The Edge, l'edificio più verde al mondo con 4.000 metri quadrati di fotovoltaico e falda stoccaggio termico per riscaldare o rinfrescare gli interni a impatto zero. Le immagini ci riportano indietro nel tempo, quando negli anni 30 del secolo scorso in tutta Europa e anche nel nostro paese si è moltiplicata la richiesta di trasporto pubblico. Così i primi tram elettrici e successivamente i filobus compaiono sulle strade delle nostre città. Con le loro aste di captazione raggiungono la rete elettrica sospesa, alimentando motori elettrici di trazione che producono coppia motrice sufficiente a consentire lo spostamento del mezzo e il trasporto dei passeggeri. La rete elettrificata si sviluppa velocemente in molte città italiane, a Roma, Milano, Torino, ma anche al sud, specialmente a Napoli e in Sicilia, e raggiunge la massima estensione a metà degli anni 60, con un tracciato di oltre 1.100 km complessivi. Poi le difficoltà di gestione della rete, che di fatto rendeva anche molto problematiche eventuali deviazioni e riprogettazioni delle linee troppo vincolate dalla rete elettrica per renderle efficienti e compatibili con la crescita esponenziale delle periferie cittadine. Inoltre, per problemi di contenimento dei costi, all'inizio degli anni 70 sparisce la figura del bigliettaio, che sui filobus aveva anche il compito di riposizionare le asse del trolley nel caso di perdita del contatto con la rete elettrica. Inizia così un costante declino del trasporto pubblico elettrico, che comprende anche i tram, ma che risulta molto più veloce per i filobus e che non viene rallentato neanche dalla crisi energetica del 1973, quando gli italiani hanno conosciuto le domeniche senza auto. Solamente dagli anni 90 si è visto un timido tentativo di reintroduzione dei filobus, che di fatto garantiscono per le nostre città l'assenza di emissioni inquinanti e la quasi assoluta silenziosità di marcia. A Roma è rimasta una sola linea operativa, con automezzi collegati al bifilare elettrico, che oltre a fornire l'alimentazione per la trazione ricarica le batterie utilizzate per la tratta all'interno del centro storico, dove non è stata prevista la realizzazione della rete elettrica sospesa, per evitare un invadente impatto visivo sul centro cittadino. Rimangono molto usati dai milanesi i tradizionali tram, da sempre esempio della mobilità cittadina. La rete elettrica di trasporto pubblico di superficie si sviluppa con 18 linee urbane, che fanno parte integrante della tradizione del paesaggio del capoluogo lombardo. I primi progetti di elettrificazione della rete tranviaria risalgono alla fine dell'Ottocento. Da allora i vecchi e nuovi tram non hanno mai smesso di accompagnare fedelmente i passeggeri per le strade sempre più affollate di Milano. Con la possibilità di essere alimentata anche attraverso la presa di corrente in caso si voglia avere la batteria carica più in fretta, la Volkswagen Passat GTE plug-in riesce a percorrere fino a 1100 km grazie alla motorizzazione elettrica e al propulsore 1.4 di cilindrata, che erogano complessivamente 218 cavalli. Ha diverse funzioni, compresa l'e-mode, che si attiva per andare in elettrico fino a 130 km orari per 50 km, con due diverse modalità, quella D che va in veleggiamento e la B che al rilascio dell'acceleratore recupera l'energia prodotta per inerzia. Dal monitor centrale si può anche vedere quanto tempo e strada si è percorso in questa modalità e leggere le emissioni. Quanto hai viaggiato a zero emissioni? Il 72%, 24 km zero emissioni su un totale di 34 km. Quindi hai una quota del 72% di zero emissioni. È utile quando si entra in città con una spesa di quasi 29 centesimi e un consumo di circa 13 kW, si spendono 4 euro per percorrere 100 km. La vettura ha anche diversi profili di guida che si possono impostare attraverso la console, dove si può verificare la carica della batteria,
Operazione che si può fare in remoto da casa, ad esempio anche attraverso il cellulare, che mostra pure se la spina è collegata alla presa di corrente e dove è parcheggiata l'auto. La macchina è ricca di sistemi di assistenza che aiutano il conducente. Quello che abbiamo voluto provare è l'effetto della frenata assistita in caso il guidatore sia distratto o abbia un malore improvviso. L'abbiamo fatto in un tratto di autostrada non trafficato e con due vetture di assistenza tra noi. Mi dice di riprenderla? Sì, però finché tu devi ignorare questo perché sei svenuta. Ignoro sempre, sei svenuta. Importante prima poi un è... colpo di freno. Secondo. E adesso rallenta proprio, quattro frecce e si ferma proprio. Quello che abbiamo fatto è ovviamente un test svolto con le dovute precauzioni, ma un esperimento da non fare mai se non si è esperti e non per libera volontà, ma sicuramente un sistema utile in casi di estrema emergenza.